Quale linguaggio in famiglia? Beh, a porsi questa spinosa questione è la dottoressa Cecilia Pirrone, psicologa, psicoterapeuta, che ha cercato di dare risposta a questa domanda in un libro edito dalle Paoline intitolato Comunicazione e amore. Noi siamo collegati via Skype con la dottoressa Pirrone. Salve e benvenuta. Grazie, buonasera. Grazie a lei per aver accolto il nostro invito. Beh, allora, dottoressa, prima domanda, quella un po', d'obbligo. Da dove è nata l'esigenza, di scrivere questo libro dedicato alla famiglia e alla comunicazione? Beh, il desiderio di scrivere questo testo è nato dall'idea di riprendere il messaggio del Papa, di Papa Francesco, in occasione della 49ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, dove Papa Francesco diceva comunicare la famiglia, ambiente privilegiato dell'incontro nella gratuità dell'amore. Per cui ecco che davvero la famiglia, nonostante la fragilità dei legami che adesso si vivono, che adesso si dichiarano, si parla di società liquida, di legami che si accendono e si spengono come un click, la famiglia in realtà, dal mio punto di vista, contiene in sé una grandissima forza che non tramonta. Per cui in famiglia si vive la convivialità delle differenze. Si vive la piacevolezza dello stare insieme, ma si vive anche, secondo me, il limite grande della differenza, per cui si vive il conflitto e ciò che conta dal mio punto di vista, poi lo vedremo, magari è imparare a gestirlo, questo conflitto. Si vive il perdono, si vive, dice Papa Francesco, la comunicazione come benedizione, cioè come dire bene dell'altro. Ecco, questa è la grande sfida, secondo me, della famiglia che offre uno dei più alti apprendimenti sociali dal mio punto di vista. E quindi nel libro discorro un po' di questa parte introduttiva rispetto al linguaggio, rispetto ai temi sulla liquidità dei legami e poi propongo tutta una serie di linguaggi. Visti non tanto dal punto di vista della comunicazione in sé, per quanto riguarda il contenuto, quanto più dal punto di vista delle relazioni. Lo sguardo che io do ai linguaggi che si possono così vivere in famiglia sono più sulle relazioni, quindi implicazioni differenti all'interno del sistema familiare. A proposito di linguaggio e di linguaggi, esiste un linguaggio dell'amore, un linguaggio degli affetti? Ah, beh, indubbiamente il linguaggio dell'amore è quello che sublima tutti gli altri linguaggi, per cui io credo che l'amore sia la meta alla quale ciascuno di noi deve un po' tendere, alla quale in famiglia si vuole tendere, per cui amore che però non è un dato spontaneo. E allora mi viene sempre in mente l'imperativo di nostro Signore che dice amatevi gli uni gli altri, cioè lui ci dice dovete proprio farlo, non è una cosa che vi viene spontanea, è un imperativo, ve lo comando. Quindi amore come obiettivo, come meta, come cammino che all'interno di un sistema familiare ciascuno si può prefissare. Questo amore che però non è qualcosa che si può sbrigare in fretta. Amore è qualcosa che richiede un tempo, che richiede una fedeltà, che richiede un andare in profondità nella relazione con l'altro. Altrimenti i legami davvero diventano usa e getta, mordi e fuggi. Parlavo proprio l'altro giorno in una scuola con dei ragazzi che mi dicevano: sì, certo, il legame usa e getta è un legame più semplice perché di fatto ti mette meno in discussione. Ma è un legame che lascia molto poco, che lascia quasi niente. Per cui i ragazzi stessi in questo momento chiedono a degli adulti di avere dei riferimenti che dicano vale la pena di giocarsi in un legame duraturo, vale la pena giocarsi in un per sempre. Ecco, che non sia quello che invece la nostra società un po' oggi ci propone, no? Quindi questa velocità, questo cambiare, questo sono stufo, il per sempre oggi in realtà ci fa molta paura. Che significato ha per sempre? Per
per sempre vuol dire, io credo, impegnarsi in una relazione incondizionata, cioè senza nessuna condizione. Io mi gioco nella relazione con te a qualsiasi condizione. Ecco, io credo in questo tipo di legame. È proprio su queste due parole per sempre si poggiano le basi, le fondamenta della famiglia. E a proposito di famiglie in continua trasformazione, anche per questo motivo possiamo parlare anche di un linguaggio del conflitto. Ah sì, indubbiamente il conflitto in un sistema familiare è proprio di casa, col conflitto bisogna fare i conti, del conflitto non ci si deve assolutamente spaventare né preoccupare. Credo che anche in questo un po' la nostra cultura ci imponga degli stereotipi, cioè il conflitto viene facilmente visto come un aspetto negativo, per cui qualcosa che ha a che fare con la competizione. Due persone in conflitto facilmente le immaginiamo come due persone che competono, come duellanti, per cui uno vince e l'altro perde. Ma come? Ma come? Siamo sempre andati in vacanza in montagna e adesso tu ti inventi che dobbiamo andare in vacanza al mare, ma non eravamo d'accordo, no? In una ipotetica discussione tra due coniugi ci si potrebbe aspettare uno scambio di questo tipo. Non eravamo d'accordo, c'era soltanto un assenso, cioè il conflitto competitivo produce la logica dell'assenso, dove c'è un vincente e un perdente, e quando anche uno a un certo punto dice va bene, facciamo come dici tu, in realtà questo facciamo come dici tu non è altro che un arrendersi temporaneamente per poi riprendere in mano le redini della situazione e dire adesso però facciamo come dico io. Per cui l'assenso coltiva in realtà il risentimento. Il conflitto inteso invece in senso direi più propositivo, come una forma di cooperazione, non permette più uno scambio in una logica di bianco e nero, in una logica di duellanti, ma in realtà permette una relazione dove c'è una terza possibilità, una terza via, che è la via data dall'accordo, che è molto diverso dall'assenso, perché l'accordo fiorisce a seguito di una negoziazione, a seguito di uno scambio, a seguito di un qualcosa per cui entrambi ci teniamo ad un accordo. Se entrambi ci teniamo, entrambi lo manteniamo. Ecco, credo che questa sia la grossa distinzione tra il conflitto in una famiglia inteso come qualcosa di costruttivo e positivo, quindi il conflitto cooperativo. Quindi c'è il linguaggio degli affetti, il linguaggio dell'amore, il linguaggio del conflitto e il linguaggio dell'accordo. Queste Sì, potremmo dire appunto le tre. potremmo proprio dire così: l'accordo fiorisce da un conflitto cooperativo. Per cui è inevitabile che se siamo in due oppure in tre, in quattro, in cinque, a seconda di quanti sono i componenti di una famiglia, ci sia un conflitto perché tutti sono diversi e la diversità però diventa arricchimento per ciascuno. Per cui in uno scambio familiare questa differenza, questa diversità può diventare dialogo, dialettica, può diventare davvero negoziazione e dentro lì può davvero fiorire l'accordo. Sì. Anche il cibo ha il suo linguaggio e anche il cibo è comunicazione. Non so dove leggevo, qualcuno diceva che le migliori decisioni, le migliori riunioni si fanno proprio a tavola. Però capita spesso che i maggiori conflitti di comunicazione all'interno della famiglia passino davvero attraverso il cibo. Faccio esempio, l'adolescente che si rifiuta di mangiare. Ecco, ci spieghi un po' queste dinamiche. Beh, allora il cibo ha tantissimi significati, indubbiamente. Dapprima noi mangiamo perché abbiamo bisogno di nutrirci, per cui il cibo risponde a un bisogno primario dell'uomo. Il cibo però ha anche un significato relazionale, per cui, come diceva appunto lei poco fa,
È bello stare intorno ad una tavola perché intorno ad una tavola stiamo insieme, stiamo in relazione, ma non solo stiamo in relazione, se pensiamo ad una famiglia, intorno ad una tavola stiamo in relazione, e passano anche dentro a questa relazione dei significati profondi. Per cui il cibo ha anche un significato educativo. Siamo insieme a tavola e dentro questo scambio ci sono dei significati. Per quanto riguarda gli adolescenti, ovviamente il cibo diventa uno degli elementi che serve loro per differenziarsi, per staccarsi dalla famiglia. Tanto più un genitore dice: "Caro mio, mangia sano e corretto perché stai crescendo", tanto più un ragazzo si ciba di finger food, di cose takeaway e via dicendo. È un elemento per differenziarsi dal sistema familiare, per separarsi dal sistema familiare. Purtroppo, nella nostra cultura, che è molto diversa da quelle dove, per esempio, grasso è bello, ma la nostra cultura dichiara magro e bello ormai da tanti, tanti anni, i media propongono un'immagine femminile molto esile, un'immagine maschile, prestante, oserei dire. Ecco, questo sistema culturale nel quale siamo inseriti diventa sfondo integratore perché si possano sviluppare delle patologie alimentari, come per esempio l'anoressia e la bulimia. Indubbiamente non basta lo sfondo integratore, per cui non basta vivere in un contesto culturale dove la magrezza è segno di bellezza e via dicendo. Sono necessari tutta un'altra serie di elementi, per cui è necessario sviscerare quelle che sono alcune dinamiche di grande controllo, per esempio all'interno del sistema familiare. La relazione con la madre per quanto riguarda la figlia femmina in particolar modo. C'è anche una buona dose purtroppo di ragazzi che soffrono di questo tipo di patologie e anche se in numero minore sono quelli più difficili da curare, ecco, rispetto per esempio ad una ragazza. Ma comunque, ecco, il sistema familiare gioca fortemente. Spesso sono sistemi familiari che vivono una situazione di grande benessere economico, dove ovviamente il cibo gira con grande facilità e che esercitano un grande controllo. Ripeto, all'apparenza il sistema familiare sembra proprio un po' quello della famiglia perfetta. Dentro a questo sistema, il ragazzo, l'adolescente, esercita a suo modo un grandissimo controllo. Queste ragazze spesso sono bravissime a scuola, sono molto meticolose, sono molto precise in tanti aspetti della loro vita, ma soffrono di una relazione faticosa con i genitori, ecco. Per cui direi che gli elementi che portano allo sviluppo di una malattia legata al cibo, all'alimentazione, sono tanti, complessi ed è difficile davvero da fare una sintesi, no? O dire un prototipo di ragazzo o di ragazza che si potrebbe ammalare di questo tipo di disturbi. Ci sono Certo. degli elementi che richiamano. Lei parla anche del linguaggio della festa, quindi ci sono delle differenze tra il linguaggio, tra la comunicazione feriale e quella festiva? La comunicazione festiva è la comunicazione gratuita per eccellenza, oserei dire. La festa è fatta proprio per la gratuità, è un momento di riposo, è un momento, oserei proprio dire, sacro. Perché in questo tempo dove tutti si corre, dove bisogna essere un po' multitasking, multimediali, dedicarsi un tempo per il riposo diventa davvero una scelta. Eppure, a me viene sempre in mente l'otium dei latini, perché questo termine indicava davvero e proprio una situazione privilegiata dove poter fare e seguire con attenzione tutte quelle attività che
uno dedicava a sé, per cui l'ozium era quel tempo di riposo piacevole dove uno poteva dedicarsi a ciò che più gli piaceva, ciò che più, per esempio, un tempo alle conversazioni filosofiche, ai banchetti lunghi. Immaginiamo i banchetti nell'antica Grecia, quanto tempo duravano. Adesso mettiamo in bocca qualcosa, facciamo il giro del tavolo e torniamo a lavorare immediatamente. Per cui davvero io credo che il linguaggio della festa sia il linguaggio gratuito per eccellenza e va sempre contemplato all'interno di un sistema familiare. Ecco, arriviamo al punto centrale di questa nostra conversazione, istruzioni per l'uso, come comunicare efficacemente, quali Ah, consigli può darci? ecco, si potrebbe fare un lungo elenco rispetto a questo aspetto. Credo che ci siano dei punti importantissimi. Innanzitutto la disposizione all'ascolto, cioè disporsi nei confronti dell'altro senza avere la pretesa di sapere già quello che l'altro mi vuole dire, ma con una mente libera, oserei dire, per cui con una mente molto, molto pulita, una mente che dice davvero mi metto in ascolto e sei tu una novità per me. Un altro aspetto direi importantissimo è quello legato alla connotazione positiva dell'altro. Se io voglio comunicare con te, devo poterlo fare innanzitutto dicendo bene di te. Perché se io inizio accusandoti, giudicandoti o dicendo che tu stai facendo male, a quel punto non dispongo l'altro alla conversazione, ma semplicemente lo allontano. Per cui ecco che è così importantissimo nella comunicazione con l'altro non giudicare, lasciare spazio alla libertà dell'altro e al pensiero dell'altro. Valutare in modo positivo, connotare in modo positivo l'altro, perché questo indubbiamente apre alla relazione e quindi alla comunicazione. Ecco, credo che questi siano degli aspetti assolutamente imprescindibili dalla comunicazione, per comunicare con gli altri, sì, indubbiamente. E comunicare con un figlio adolescente? Questa è una domanda. Approfitto anche della sua esperienza nelle scuole, ma anche esperienza di mamma. Sì. Comunicare con un figlio adolescente vuol dire in alcune situazioni saper ascoltare il silenzio, perché questi figli adolescenti non sono disponibili in prima battuta, anzi, in prima battuta l'adolescente è molto polemico, l'adolescente spesso chiude la porta del cuore o proprio anche fisicamente la porta di casa. Per cui bisogna essere molto attenti, molto capaci di dire ok, e prendere quello che viene. Ok, adesso ha voglia di chiacchierare, ha voglia di dire due cose, lascio quello che sto facendo per dedicarmi a lui. Vuole anche dire, dal mio punto di vista, sapersi fermare e guardarlo negli occhi e quindi ogni tanto domandargli, ma tu come stai? Ma tu come ti senti oggi? Cioè fare quelle domande che a volte sembrano un po' improbabili, no? Per cui gli si, come è andato oggi a scuola? Che cosa hai fatto oggi pomeriggio? Ecco, noi siamo molto portati al fare. Credo che entrare in relazione con l'altro voglia dire io ho bisogno di essere. Un'altra delle cose importantissime che mi viene in mente rispetto a una possibile indicazione del comunicare è la comunicazione in io, quella che gli psicologi chiamano proprio la comunicazione in io, cioè invece che dire tu hai fatto male questa cosa, tu sei sbagliato in questo, interpretarsi, interpellarsi e dire ma io che cosa posso fare nella relazione con te? Quindi partire sempre da ciò che sono io per poi arrivare alla comunicazione con te. Questo è un altro modo per dire di non giudicare, insomma, di non essere inquisitori verso l'altro.
Ottimo, ottimo dottoressa Pirrone. È davvero un piacere parlare con lei. Ci sta dando e lo sta facendo anche a beneficio di coloro i quali ci seguono degli spunti di riflessione molto interessanti che poi i nostri amici troveranno nel libro appunto Comunicazione e Amore. Perché consigliare, certo, dire a uno scrittore di consigliare il proprio libro è anche un po', però perché farlo? Perché io l'ho trovato davvero molto, molto interessante, nonostante appunto non abbia una famiglia, non abbia dei figli, però credo che possa anche essere utile per le relazioni quotidiane. Assolutamente, io credo che questo sia un libro per tutti, nel senso che è un libro che racconta di quelle che possono essere alcune dinamiche familiari attraverso una declinazione nei linguaggi comunicativi che però, come ho detto all'inizio, sono più pragmatici, più legati ad un comportamento che non a un vero e proprio stile comunicativo nel contenuto. È un testo che quindi può essere utile ai genitori, può essere utile agli insegnanti, agli educatori, a chi si occupa di adolescenti, ma anche a chi si occupa in realtà di prima infanzia, perché spesso ci sono dei cenni, per esempio mi viene in mente appunto quando abbiamo parlato prima del linguaggio del cibo, ha tutta una serie di significati legati al simbolo dell'allattamento, quindi ai primi anni di vita di un bambino. Ecco, è un libro che parla di adolescenti, ma che parla anche di infanzia e di bambini, sì. Proprio in conclusione, pagina 176, c'è un capitolo dedicato a Facebook, amico o nemico. Ci sono davvero tanti social attraverso i quali a volte anche noi adulti perdiamo, sprechiamo il nostro tempo. Quindi più social ci sono, ma come l'impressione è che meno comunicazione efficace siamo propensi a fare, insomma. Allora, io non demonizzo questi strumenti nella maniera più assoluta, anzi io credo che siano dei mezzi molto efficaci che ci permettono davvero di metterci in comunicazione più velocemente e di abbattere tante barriere. Quello che secondo me fa sempre molto la differenza è come li si usa, come io gestisco questi strumenti. È vero che negli adolescenti questi smartphone o questi social sono ormai diventati un prolungamento del loro corpo, per cui loro comunicano facendo andare i pollici sostanzialmente, dalla mattina alla sera. Studiano avendo Facebook aperto sul computer piuttosto che i gruppi di WhatsApp sullo smartphone e magari Wikipedia su un altro cellulare o che ne so. Ecco, questo magari diventa davvero un uso improprio di questo strumento. E diventa improprio nella misura in cui un ragazzo non è più capace di stabilire delle relazioni reali. Perché Facebook o quando Twitter o questi social hanno il grosso rischio di isolarli, di renderli davvero chiusi in una stanza. Se un ragazzo passa una giornata chiuso in una stanza a messaggiare, è davvero un ragazzo molto molto solo che si scherma dietro ad una relazione virtuale che non ha tutta la bellezza di una relazione reale. Una relazione virtuale è una relazione difesa, per cui io non mi espongo. In una relazione virtuale io ci sono con tutta la mia persona, per cui col mio sguardo, col mio corpo, con le mie smorfie, con il mio brufolo che infastidisce, per così dire, rispetto al quale magari l'altro mi può anche prendere in giro e rispetto al quale però io mi posso attrezzare. Non si può. Non si deve nella maniera più assoluta rinunciare alle relazioni reali. Un giorno mi sono spaventata quando un ragazzino mi disse: "Caspita, non ho il cellulare, come faccio a mettermi in contatto col mio amico?" Ma il tuo amico abita a 100 metri da casa tua. Scendi e vai e citofona. Non viene in mente questo ad un ragazzino che è abituato a messaggiare costantemente. Questo secondo me è davvero preoccupante, quando arrivano a non avere più idee rispetto a come relazionarsi realmente.
Io la ringrazio davvero di cuore per le sue preziose segnalazioni, per i consigli e le istruzioni per l'uso che ha voluto condividere con noi quest'oggi. Ricordo nuovamente il titolo ai nostri amici telespettatori, Comunicazione e amore, quale linguaggio in famiglia? Di Cecilia Pirrone, edito dalle Paoline. Ecco, inquadriamo ancora per qualche istante la copertina così gli amici da casa possono prendere nota, perché poi ogni tanto chiamano in redazione e dicono: ma quel libro di cui avete parlato la settimana scorsa? Quindi ecco, a beneficio di quanti ci seguono, questo, la copertina e il titolo del libro della dottoressa Pirrone, che ringraziamo davvero di cuore per essere stata con noi. Grazie, grazie, a presto. Grazie infinite, grazie, buon pomeriggio.